Ciao ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio di Carriera. Ragazzi, oggi tre partite di Serie A che sono, diciamo, tutte e tre, potremmo dire mediocri, potremmo dire banali. Ragazzi, proprio da queste partite passano gli scudetti, passano le qualificazioni in Champions League, quindi massima attenzione, Simo, mi raccomando. Assolutamente. Volevo citare un commento di Cristiano Tonini, che ci ha fatto un commento bellissimo sulla carriera, dicendoci quanto questa carriera gli piaccia. Regà, anche se facciamo poche visual con questa carriera, noi... veramente tanto tanto piacere vedere che per alcuni piace. Di voi è veramente una tra le migliori, perché devo dire la verità, io con YouTube volevo fare anche questo. Mi piacciono un sacco le figurine, ma io era il mio sogno fare la carriera fatta bene, farla con Simone ancora più bello, e quindi niente, volevamo ringraziarvi per il vostro supporto. Grazie di cuore, ragazzi. Ora, detta questa cosa, semplicemente c'è anche tutto il tempo per riposare, se ho visto bene, perfetto, sì. Quindi si può andare con tutti i titolari. E tra l'altro, ragazzi, il prossimo episodio è un episodio che, al contrario di questo che potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Il Cagliari soprattutto non è banale. C'è il ritorno che di ovviamente Coppa Italia, che decreterà la finalista per la Coppa Italia, e c'è lo scontro, potremmo dire, scudetto. Occhio ai sorteggi, perché lì in mezzo potrebbero inserirsi i sorteggi, ma che devono uscire. Sicuramente si inseriranno sorteggi, anzi mi viene da pensare che proprio in questo episodio sapremo il nostro ottavo di Europa League. Quindi dovete seguirlo attentamente. Però i turni preliminari si devono ancora giocare, quindi è ancora un po' presto, però credo che comunque per metà marzo si giocherà, anche perché nella realtà gli ottavi di Europa League si giocano appunto a marzo, quindi speriamo arrivi il sorteggio. Detto questo, raga, basta perderci in chiacchiere, andremo sicuramente con tutti i titolari e andiamo direttamente in campo contro il Cagliari, occhi apertissimi. Sardegna Arena, o come dice FIFA, Stadio Lopez. Mamma mia, l'Estadio Lopez, ragazzi. Raga, occhi apertissimi. Outfit non neutro da parte dell'arbitro, quindi occhi aperti. Tra l'altro abbiamo appena finito di giocare a FIFA, di nuovo Simone mi ha aperto letteralmente. Lo devo dire, due le abbiamo pareggiate alla fine. Vabbè, sì, e dai. Una l'ho vinta io, ma ne hai vinte tipo tre tu. Sì, e con insomma, un po' di scarto anche. Raga, mi aspetto un Simone spumeggiante oggi, Attenzione a Cano, può darla dentro subito per Busio. Interessantissima! Ci voleva il passaggio qui immediato, bro. Belotti 1-0. Lo sapevo. Mentre parlavamo del fuorigioco e di come, secondo me, bisogna comportarsi, Belotti mette a segno il gol. Non ci spaventiamo. Ah, mi spaventa come, bro? E tu non ti spaventi, io sì. Cossunu. Kerer da Savitzer. Dagba, devi salire! Perché non sale Dagba? Dai da Malen. Bravo. Malen può andare centrale, la palla interessa. Cano! No? Sì? A sto punto provalo! Ci ho provato, si erano chiusi gli spazi, che devo fare? Gianluca Busio. Dai Nianzù. Buona. Ancora Busio. E questa è ottima per Savitzer. Ma perché non tenete sempre cliccato quel tasto della rovesciata? Ma di destra non ci arriva lo stesso. Ci arriva di rovesciata, giustamente. Ma che è la gamba vola, che ne so. Secondo me noi sui calci d'angolo siamo scarsi, perché ogni volta prova a fare la rovesciata. Probabile. Fase un po' confusionaria della partita, con Cagliari che marca con tanti uomini. Passa. Deve andare Ramiro Cano, la dà qui per Cossunu. Pala per Aps, buona. Ridge per Ramiro. No! Mettila dietro, oppure va benissimo. Vai, gira e tira, seccalo. Boom. Seccalo! Che azione! Quello di seccare! Che azione del Venezia. E dopo palla tenuta benissimo sulla linea. Dopo un po' di frizioni dovute alle partite precedenti. Si torna un po' alla concordia tra me e Simone, dai. Bravo Malen. Che ha avuto paura per la sua incolumità. Abbastanza. Dai, a parte gli scherzi. E non proprio. Uno pari. Questo è l'importante. Sempre Forza Venezia, ragazzi. Però, Nianzù, mi manchi qua dietro. Mi manchi come l'aria. 5 contro 1. Meslier, porta vuota. Non ci credo. No, Meslier, però. È una volta la parata, frate. È una, ho capito. Però anche la seconda. Stava in piedi. Qui è Nianzù che se n'è andata a Piale per Coghe, sì. A ballare la Macarena. Bella palla. Bellissima palla. Tienila. Bellissima palla, Busio. Busio. Per Cano. No, per Malen. Mannaia. Vai. Vai, è ottima. Vai, che è ottima. Vai, che è ottima. Caspita. Era meglio un po' più indietro. Ok, Ridalla. Busio. Bomba. Bomba. Ridalla adesso. Indietro. Non siamo frettolosi.
Fra, è frenuto di Imbro. Ok, giusto. Non stavo mettendo così. 40. Vabbè, l'arbitro deve darci un po' più tempo. Stiamo perdendo, incredibile. Okay. Il Cagliari è sempre squadra ostica, eh. Ok, ragazzi, voi ci dite su Instagram nei commenti lo scudetto. Io vorrei accontentarvi, sono il primo che vorrebbe lo scudetto a tutti i costi. È durissima, raga, è durissima. È durissima. Busio! Non era fuori gioco! Kepa, no, non era fuori gioco. Mannaccia! Meno male che non era fuori gioco. Cioè sì, però mannaccia a Kepa. Paquetà, bellissimo. Dai, dai, dai. Malen. Oh! Non sbagliarlo, Doniel. Ma prende sta palla, vabbè, fai. Non sbagliarlo, Doniel. Andiamo a festeggiare. Un quarto d'ora per prenderla. Un quarto d'ora per andare sul 3-2. Malen ha fatto doppietta oggi, eh. Il primo, oddio, fra, io c'ho i buchi intertemporali. Ha fatto lui il primo. Ha fatto lui il primo, sì, davvero. Sì, il secondo oggi. Ma speriamo. Comunque, cambia assolutamente. Sì, perché... siamo Moreno. Allora... metti un Muriel, secondo me, tatticissimo. Muriel. Malen, sì, ok, quello che vuole, ma metti Muriel. Muriel per Malen. Tu chi dicevi? Boh, forse un... non lo so, in realtà. Pure per età stava già male, però Frattesi è meglio, e basta. Frattesi a dare un po' di dinamismo. Sciomo non so se sia la scelta giusta. Sciomo magari proprio last minute. Cioè, per me, figurati, è sempre la scelta giusta. No, però... avevano già battuto. Ma va bene, lascia perdere. Cavolo! Abbiamo già battuto, quindi i cambi non sono realizzati. Speriamo che questa cosa non ci porti danno. Ho paura. Concedetemela. Concedetemela. Mamma mia, ragazzi, qua FIFA ci ha graziato, raga. Graziati da FIFA. Mamma mia, che si è mangiato. Pure cambi. Che si è mangiato. Porca miseria. È entrato Muriel, sperando possa fare buone cose. Nessuno sta facendo il centrocampista oggi, comunque, ho capito. Frate, sta che pure lui si è... Madonna, Aps! Che brutta, che brutta palla. Palla! Che brutta palla, Simo. Ah, fa! Fallo! Wait. Calmissimo, eh! E dove vai, Ho capito che i falli non esistono, quello che volete, però... Frattesi. Frattesi ha aperto il buco. Frattesi! No, centrale! Tiro di merda, Frattesi, che tiro brutto! Abbiamo ancora qualche secondo, dai! Recuperala con Nianzù! Gesù, Nianzù! Pigliala! Siamo la prossima partita pure, Nianzù, mi sa. No, già. Meno male. Vabbè, pareggio alla Sardegna Arena. Che forse ci va pure bene, eh. Pareggio alla Sardegna Arena. Il Cagliari ogni volta ci deve fare. Pareggio alla Sardegna Arena. Pareggio alla Sardegna Arena. Lanciami questo cano! Pareggio alla Sardegna Arena. 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 No! Pareggio mi sa la Sardegna Arena. Se no è angolo. Pareggio alla Sardegna Arena. 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 Niente, vero. Pareggio alla Sardegna Arena. Pareggio alla Sardegna Arena. Non stavo per fare 3-2. Stavamo anche per fare occasione. Raga, scusatemi, ma lo scudetto qua si complica. Scivola. Si complica, però ragazzi, io 12 tiri a 7. Però posso dire che per l'ultima volta il Cagliari abbiamo vinto per miracolo. Madonna. Milan e Inter si fanno sgambetto a testa, l'Inter vola per lo scudetto. Sì, doveva vincere il Milan stranamente stavolta. L'Inter vola... ma dove fanno un altro derby? Sì, calendario strano. Ragazzi, Frattesi ci ringrazia, broma. Che noi non ti ringraziamo, hai sbagliato un gol. Cioè, addirittura guadagniamo un punto su Milan grazie a questo pareggio, perché loro hanno perso. Vabbè, noi assistiamo un po' la posizione. Sì, però scudetto, fra, più 5. Più 5, abbiamo lo scontro diretto, che se si vince si ritorna sì, a meno 2. Cioè, non siamo più, diciamo, padroni del nostro destino. Ma no, assolutamente no. Già non lo eravamo prima, dopo questo pareggio ulteriore, ancora di più. Certo, il Milan ci ha superato. Momentaneamente sì, però... c'è da vedere. È ancora così lunga la classifica, incredibile. Sì. Ma tra l'altro la Juventus, fra, ti dico occhi aperti. Perché l'Atalanta no. Atalanta soprattutto pure. Che alla fine è a meno 2, regà. Sì. Atalanta a meno 2. Capisco la Roma, è meno 8, va bene. Un gruppone di 4 per lo scudetto. Allora, io non so che formazione mettere. Regà, andiamocela a giocare così. Spero che mettere un po' di nomi nuovi possa dare il brio giusto a questa squadra. Dagli. No, si capiscono le maglie. Più che non si capiscono le maglie, non si capisce il campo. Madonna, regà, ma... Eppure sono due colori opposti. Ma facciamo a fare una partita decente. Che almeno il campo ci dica, ok, le condizioni le condizioni del campo sono buone. Andare Frattesi. Dentro... Crossa. Non la volevo per lui, ma Jung! Si prende un angolo, voglio sperare. O è un tiro solo bruttissimo? No, è angolo. Si prende un angolo. No, brutta. Mamma mia. L'ha presa? L'ha presa Meslier. Bravo, Meslier. Rischio enorme su ripartenza a Genoa.
Kral la mette dentro, Muriel sempre un po' così così, poi alla fine Jung la scavetta molto bene per Malen, Busio in solitaria deve portare avanti la squadra, Chaps che ci sta a provare corre come un treno. Allora ti dico una cosa, secondo palo Malen, no! Sirigu in angolo, il tiro era buono, era un'ottima idea il secondo palo qui, bravo Kossunu, fa andare Yannick Jung, l'illusionista illude pure se stesso, del tutto. Gol. No, no! Come è entrata questa? Ma che ne so. Come è entrata questa palla? Ma si è illuso da solo, che fa? Come è entrata questa palla? È stata deviata? Madonna, dopo gol di Aps. No. La dopo gol di Aps, metti fuori gioco Mesli. Fuori gioco Mesli. La dopo gol di Aps. Assurdo. Può andare Dagba, il tempo è poco, quindi... Quindi, Malen, Doniel, Doniel ti prego, Doniel ti prego, Doniel ti prego, devi fare gol. Ti prego. No! Dai, dentro! Dai, ragazzi! Il gol di Dacco è un po' eccessivo! Quasi male, non cliccare sempre quel tasto! E uno ti ha lasciato la non cliccare il tasto! Yannick Jung sulla respinta! Abbiamo dovuto fare. Dopo che ha fatto un errore, almeno si è ripreso! Cioè, ma come fai di tacco qua? Ma tu sei. Però davvero inaspettato! Yannick Jung mette uno pari! Si va negli spogliatoi sul potere di uno pari, che è un segnale ci dà un po' di speranza. Sicuramente importante per la squadra, perché sennò veramente il secondo tempo sarebbe stato complicatissimo da affrontare. Pareggia l'Inter con la Fiorentina, io qua vorrei un miracolo, qua vorrei un miracolo dobbiamo, della Fiorentina. Dobbiamo crederci, c'è uno scontro diretto all'orizzonte. Dai. C'è uno scontro diretto all'orizzonte, dobbiamo essere forti, uomini forti, destini forti, regà. No, Kral, ce lo siamo persi. No, però Messi, che cavolo! Si va a prendere un gol così. Era sulla sua pure. Ma come si fa a non vedere che quello si sta inserendo? Aps, ma fai cagare. Ma te lo dico proprio col cuore. Ma fai veramente schifo. Io volevo mettere Poli, facevo bene a mettere Poli. Forse sì. E ritirati, Aps, che non sei buono. Mamma mia. Mi dispiace essere così rude verso il capitano, verso quello. Ha già fatto l'autogol. Ha fatto pure l'autogol. Ma che cazzo. Questo è fuori gioco. Forse no. Occhio, ci siamo, su. Tira. Riesci a buttare giù. Porco il cazzo, riesci. No, niente, si piazzano davanti come i muri questi. Non lo so. Sfondalo! Sì, non abbiamo capito. Va bene. Non abbiamo capito assolutamente nulla. Va bene, ho fatto quello che riesce meglio. Non abbiamo capito nulla. Cioè, ho detto passa, tu l'hai tenuta. Poi cioè, tu mi hai detto, ok, la devo passare. L'hai passata quando non deve più passare. Alla fine è passata la palla. Cioè, guardate qua. Però guarda che sta. Guarda. Si capisce niente. Poi alla fine Malen la insacca col sinistro. Ma meno male. Meno Malen. Hashtag meno Malen. Hashtag dai, meno Malen. Cerchiamo di fare il possibile. Hashtag ciao scudetto, regà. Vidalla. No, ma perché la fai così lunga? Chi ti ha detto di farla così lunga? Io a Cano rescindo il contratto, frate. Pigliamo il 3-2. Io li rescindo tutto il contratto. Finito il tempo, arbitro. Pigliamo il 3-2. Un altro pareggio, niente. No, assurdo. Ragazzi, mi dispiace veramente, ma lo scudetto non è la nostra portata. Purtroppo, giocatori di FIFA mediocri, risultati mediocri. Questo è quanto. L'Inter pareggio. Aveva un'opportunità unica qua. Potevamo recuperare due punti sull'Inter e riaprire lo scudetto. Non ci riusciamo. Ed in più, il Milan ci ha ufficialmente agganciato al 53. Io credo che già se ci qualificheremo tra le prime quattro, se arriveremo quarti, dovremo essere contenti. E tirare un sospiro. Come di si fa a essere contenti? Lo si è quando si è mediocri, quando non si è bravi. Sì, già. Quando si è. Non voglio dire scarsi, perché frate, non siamo scarsi, però siamo mediocri, siamo approssimativi. Sarà l'Eintracht di Francoforte, la nostra avversaria. Madonna, se c'è andata bene, raga. Lipsia Sociedad, Young Boys United e Atalanta Nizza. Quest'anno è più difficile del solito. Ah, no, aspetta. Sono due, giustamente. Club Brugge. Sì, le squadre. Porto Leicester, Villar Benfica, Spartak Mosca, Siviglia, il livello è altissimo. Forse tra lo Spartak Mosca e quella che il livello è veramente molto alto, fra. Il è livello è molto sì. alto. Francoforte. Non volevo andare ovviamente alla Conference League, neanche alla Serie A, chiaramente. Questi i risultati dei turni preliminari e insomma, vabbè, sono passate, mi sembra di vedere sempre le migliori, Lipsia, sì, Real, Porto. Sì. Il Bruges è stata eliminata, però era contro Royal Antwerp, è uscito contro lo Young Boys, particolare. Regà, ci sarà a giocare anche questa fantastica Europa League, che a sto punto direi che è l'unico obiettivo fattibile. È la, insieme alla Coppa Italia, forse. Anzi, è vero che cioè, mancano 13 partite, ok? Su 13 partite non puoi deprimerti così tanto
Perché 5 punti con 13 partite a disposizione, cioè, 39 punti di recuperi. Il fatto è che mancano i segnali positivi, manca il segnale di svolta. Oggi vincere e accorciare la distanza era un grande segnale di svolta. Ah, cioè, col Genoa penultimo noi abbiamo pareggiato, però. Sì. Col Genoa penultimo, che ne ha vinte 3, ne ha pareggiate 8 e ne ha perse 14. Contro la seconda, no, la terza peggior difesa. Adesso contro tutti, grande che con noi. Ma di che parliamo, raga? Poi bisogna andare col Bologna. Bologna che è? Sedicesimo, eh. Bologna pure ci verrà sudà. Tra l'altro non so manco se mette tutti i titolari con loro, perché il riposo per la Coppa Italia, vabbè, c'è sta. C'è un po'. Non è molto. Però sai che ti dico? I titolari fanno cagare, mettiamo le riserve, basta, mettiamo pure Sciomu e basta, giochiamo con le riserve, basta, veramente, stufo di questa squadra. Iniziato il match, ragazzi, basta, veramente, non ho più parole per questa squadra mediocre, che non mi piace più e quindi non voglio parlare. Muri. Ore! Gol, 1-0, buona. Pia la palla, 1-0 Muriel. Giocano meglio le riserve, giocano meglio incredibilmente questa squadra, sì, che c'ha 76, 77 di media, vabbè, un po' di più di media. 80 se tutto va bene perché il portiere alza la media. Giocano meglio loro, gioca meglio Poli, Cuisance, Frattesi, Muriel, che vari apps, Busio, Cano, Malen. Dai ragazzi, ma come si fa? Sciglio, Shomurodov, la mette giù e la piazza col... No! Madonna, ma questo non ti lancia la Pirlo? Mamma mia, la Cialoba ci mette più passione di tanti altri giocatori in questa squadra. Pure Cuisance, dai, dai, non è male Cuisance, dai, elogiamolo. Ma che dobbiamo elogiare, frate? Ottima, grossa, a caso, grossa. Crossa a caso va bene. Devo fare le cose meno pensate, più distinto. Luis Muriel, crossa quella palla. Tutto parte da un lancio bellissimo che ho fatto con Sciomu. E io ho un po' di crossa, bro. Senza pensarci due volte. Che noi diciamo, facciamo Sciomu, c'ha dei buoni piedi per alcune cose. Crossa con Poli. Che cross brutto. E col sinistro, un gol bellissimo di Luis Muriel. Anche per lui, se non sbaglio, doppietta. Se non ricordo male, 2-0. Sì. Incredibile, che si gioca meglio con questa squadra. Questo mi fa rimpiangere di aver messo questi giocatori anche contro le due precedenti squadre. Ma com'è passato? No, vabbè, dai. Bellissimo gol, però. Porca miseria. Posso riguardarlo? Veramente, sì, è da Cineteca. Suola a superare i due giocatori. Sinistro, letteralmente non prendibile. Andrea Skovolsen. Porca miseria. Quello che non mi aspettavo. 2-1. No, vi prego. Vi prego, tutto ma non questo. Finita. Vabbè. Abbiamo vinto, ora vediamo che ha fatto l'Inter. 3 punti sudati. Vediamo che fa il Milan. Dell'Inter, francamente, poco me ne frega, perché penso ai miei punti persi. Penso agli altri. La Juve vince. Milan vince. Avrà vinto anche l'Inter. Per forza. Coppa Italia qua da giocare. Non si sa con chi. Un po' di mail sulla mia primavera. Sinceramente direi che c'è poco da dire. Busio, guarda, mi sono trovato benissimo senza di te, quindi stai attento a quello che dici. Quasi quasi tirai delle risposte per farti arrabbiare. Quello era, bro, che, cioè, noi comunque siamo il Venezia, dobbiamo abbassare forse un po' le pretese, però dopo 5 stagioni, che cavolo, voler vincere il campionato mi sembra anche un po' lecito. L'Inter ha vinto. Beh, certo. Chiaramente. E la prossima è contro di loro. Ha vinto, vediamo un po' contro chi. Lazio. Contro la Lazio 1-0, quindi una squadra che potenzialmente poteva portare delle insidie. Mancano 12 partite alla fine, siamo in due praticamente, devo dire la verità, guarda, si sta staccando in questo momento con l'Atalanta, sì, che è caduta un bel po' di volte in questo episodio. Si può dire che siamo in una corsa a 3 con l'Inter strafavorita a più 5. Però Milan e Venezia che restano aggrappati con le unghie coi denti a questo sogno scudetto. Te ne rendi conto anche dal numero di vittorie? Te ne rendi conto anche da differenza reti? Perché siamo gli unici, sì, Milan, Venezia e Inter, avere almeno 23 gol fatti in più dei gol subiti. Sì. Insomma, la differenza reti, il fatto che l'abbiamo migliorata così tanto rispetto alle scorse stagioni che dicevamo, è un fatto positivo effettivamente. Raga, che dire, questo episodio è tutto. Non è stato uno dei migliori, ma sicuramente
questa vittoria ci dà un buon boost per affrontare un episodio, ragazzi, il prossimo veramente illegale, cioè, tre competizioni, tre squadre fortissime, pressione a mille, non mancate, mi raccomando, lasciate anche un like qua sotto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo episodio. Bella.